La musica a volume altissimo, giovani che affollano un capannone abbandonato della periferia nord di Modena, camper e tende nella campagna limitrofa. È la scena che le forze dell'ordine stanno sorvegliando a distanza e dall'alto con gli elicotteri. In corso da diverse ore c'è un maxi rave party abusivo con partecipanti da tutta Europa e che nell'idea degli organizzatori dovrebbe continuare fino a martedì. Al momento i disordini sono stati limitati al lancio di alcuni petardi e fumogeni, ma si va verso lo sgombero, come indicato dal neo ministro dell'interno Piantedosi, che domani porterà il provvedimento sul tavolo dell'esecutivo. Nel frattempo il traffico nella zona è andato in tilt, tanto che la polizia è stata costretta a chiudere alcune uscite autostradali, poi di nuovo aperte in mattinata, ma la viabilità potrebbe comunque ulteriormente risentire della contemporanea apertura della Fiera Ski Pass, oltre che dell'afflusso domenicale, uno dei più grandi centri commerciali della regione, tutti luoghi che si trovano a pochi metri di distanza dalla rave.